La maggior parte degli uomini pensa che noi donne passiamo troppo tempo davanti allo specchio, ed effettivamente hanno ragione. Secondo una ricerca condotta in Inghilterra, ogni anno ogni donna trascorre 91 minuti ad aggiustarsi il trucco, vale a dire 43 settimane della propria vita davanti allo specchio. E se una donna su tre di quelle prese in esame vorrebbe ridurre il tempo di aggiustamento make-up, solo il 13% ha la sfrontatezza di uscire di casa senza trucco, così come mamma l'ha fatta. Come fare allora a risparmiare quelle due settimane impiegate nel truccarsi per impiegarle, che so, per andare a una premiere, a un rendezvous, a un vernissage? Fortuna che c'è Piero! Piero è l'inventore dei tutorial in dialetto veneto e oggi ci insegnerà a truccarci durante l'aperitivo. Allora Valentina, se non ti si trucca e ti si fora, fate l'aperitivo con gli amici. Capita. Te capito, The Spritz. Sì, il mio cocktail preferito. Uno stuzzicadenti e ti infilzi un'oliva. Sì. Ti attocci ben. Sì, immagino che la mangerò. No. No, e ti incominci il passato sul viso. Posto. Fresco. Ti dà anche una sensazione di freschezza, ovvio. Biologico. Mi piace. E te lo passi fin quando che non ti raggiungi il colore che più ti sta meglio. Porca all'occhio, Piero. Ok, continuo così e posso decidere l'intensità da dare. Esatto, se vuoi un effetto leggero, te lo passi poche volte. Tu mi stai facendo un bel effetto pesante come piace a me. Ah beh, un bel effetto salute, scusa. Occhio all'occhio. Ecco, di nuovo. Ecco. Oh. Guarda che bella che ti sì. Oh, quindi adesso possiamo fare un brindisi. Certo. Grazie, Piero. Non è male, mi piace. Mi piace. Peccato l'odore.